Vengo e ogni volta sono più soddisfatto per vedere tanta gente che ha passione della bicicletta. Questo mi dà tanta voglia di continuare. 皆さんようこそおいでくださいました。毎年ショーに来てますけども、毎回ですね、皆さんのこう自転車へのパッションをこう感じておりまして、それがここに来る動機になってます。Devo dire quando ho cominciato che poco più di 20 anni ho cominciato in un locale 5x5 di 25 metri e con un trapano, una morsa, ho cominciato dal nulla. E quando uno comincia dal nulla e ha tanta volontà di andare avanti, sicuramente si può aiutare anche dalla propria moglie per arrivare lontano. 20歳過ぎてちょっと過ぎたくらいで自分の仕事場を持ったんですけども、その時の面積っていうのは5メートル×5メートル、25平米ですか、そういった工房の中で始めたんですけども、まあ、そういった貧乏な人間がこう前に進んでいくのにあたってはやっぱり強いこう意志が必要でして、そして僕 の妻も助けてくれました。Io ho cominciato da giovane a lavorare a 13 anni in una fabbrica di biciclette. 私は13歳の時から他の自転車の会社で働き始めました。 Era nel 1945. それは1945年のことでした。 Ho lavorato fino a 7 anni in questa azienda finché un giorno correndo in bicicletta ho rotto una gamba e mi sono fermato a casa. ここの工場で7年間働いたんですけども、私その時自転車選手をやってましたが、落車で足の骨を折ったんです。それで、自分のところで自分で働くようになったんです。 Naturalmente il mio mestiere è soltanto saper fare la bicicletta e cercare di fare in un modo migliore e rinnovando sempre. Il mio mestiere nella vita è saper fare le biciclette e cercare di farle sempre il migliore possibile sbagliando meno. 自分の仕事はこう失敗しながらなんですけども、その失敗を少なくして、常にこう、自転車を良くしていく、そういう仕事なんですね。 まあ、guarda, io sono nato per lavorare, sono nato per creare perché sono un creativo, parlo sempre di biciclette, ma uno quando sta male, che ha letto, cosa che pensa di guarire presto o di andare in azienda a lavorare, quindi la crisi mia fisica non l'ho mai sentita neanche quando andavo a Giro d'Italia, perché io ho fatto come meccanico, ho fatto 25 giri d'Italia e 25 giri di Francia, in più io ho l'azienda a casa da curare. Ma 例えばこう病気で、ベッドに寝たとしても、まず一番最初に考えることは、早くこの病気を治して働きに行きたい、そういうことですね。なので、とにかく私は働くために生まれてきたような人間なんです。そしてメカニックとしてもジロディタリア25回、ツールドフランス25回経験しました。とにかくそういう困難な時も一刻も早く働きたい、まあ肉体的に、困難な時もとにかくそういったことばかり考えてました。Io ho avuto la fortuna di fare il meccanico ai più grandi campioni su questi che si erano esistiti negli ultimi anni, da Merz a Wartens a De Vlaamic, arrivando fino a Saronni, arrivando fino a Freire e gli ultimi adesso fino a Vauclair, e a casa nostra sono passati migliaia di corridori e a te lo chiamano lo zio Ernesto, capito? Perché ho sempre fatto del bene a tutti i ciclisti, specialmente quelli giovani e quelli poveri. 私はそのこれまでのキャリアの中で、リー・メルクスだとかブラーミックだとか、マルテンスだとか、それから近年ですと、ベペ・サロンニ、フレイレ、そしてこの黄色い自転車に乗った、ボクレール、そうした選手を見てきました。そういった人たちは僕のことをエルネストおじいちゃんと言います。だけども僕は
自転車選手に対していつも優しい気持ちなんですが、特に、お金がなくて貧しいそういった選手にはもう優しくしてます。Ho sempre dato sostegno ai giovani, dicevo prima ai poveri. Ho fatto passare professionista più di 300 corridori giovani, fra i quali tutti quelli dei paesi dell'est e compagnia mia. Sono diventati anche grandi campioni. E ogni tanto passano a trovarci, mi fa piacere ormai che gli anni passano, però quando vedo un corridore che ho levato io mi dà tanta soddisfazione. Questa è la mia vita. 私はそういったあの若くてお金がないような、選手をですね、これまで300人くらいプロの方に、入れましたけども、特にそういった選手がやっぱり、訪ねてきてくれた時には大きな喜びを感じます。diciamo che la nostra azienda la maggior parte adesso vengono a trovarci e vengono a trovare anche il museo, capito? Abbiamo creato un museo, ma ho tanti giovani che vogliono venire al ciclismo e vengono specialmente il sabato, perché sanno che il sabato non è un giorno lavorativo. Io sabato la mattina li dedico a questi ragazzi che vogliono andare in bicicletta per insegnare a loro prima essere uomini e poi essere ciclisti. まあ、うちの今会社には、ミュージアムもあって、こう訪問いろんな人が訪問してくるわけなんですけども、特に土曜日っていうのは、まあ、仕事のない日なんですが、そういった若い選手たちが、こういろいろ集まってきます。だけどもそういった若い選手たちが自転車に乗るにあたって、まず、サイクリストである前に立派な人間になってほしいと、そういうことは思ってます。Giustamente prima della partenza del Giro di Lombardia sono venuto a visitare certi corridori della World of Car, che c'era anche il nostro Rasciro, e hanno voluto vedere dove si fa i telai, perché noi i telai, il C59 e tanti telai si facciamo ancora in Italia. Sono rimasti entusiasti, non venivano via più dall'azienda per vedere il modo che si lavorava. Ma come si lavorava? Si lavorava con il cuore e con la passione. Il ciclismo è un mestiere, ma se la bicicletta la fai e la curi con amore e con passione hai tanto risultato. Ma ジロディロンバルディアの時に私はスタートに行って、うちの自転車を使っているユーロップカーのところに行き、荒城とも喋りました。その荒城はそのレースの2日前にうちを訪ねてきて、うちの仕事を見てきましたけども、どういう仕事をしているかっていうのはよく分かってくれたと思っています。その自転車選手で、パッションを持ってない選手っていうのは前に進んでいけません。その仕事をするのも同じことです。で、giovani dico sempre una cosa: nessuno vi obbliga a correre in bicicletta, perché correndo in bicicletta ci sono le sue regole. Le regole vanno rispettate. Che cosa ci vuole? Ci vuole la serietà, fare qualche sacrificio, ma correndo in bicicletta è meno sacrificio che andare a lavorare a bottega. Quindi ai giovani che vogliono correre in bicicletta, che lo facciano con passione, che si fa meno fatica che andare a lavorare. E il risultato interno che trovi c'è tanta soddisfazione. Wakai senshu tachi ni yoku yu ndesu kedomo, jidensha ni noru ということは、普通の仕事に行くよりかは、行くよりもずっと難しいことだと、普通の仕事に行くよりももっと厳しい犠牲だとか、犠牲がやらなくちゃいけない、それが自転車だということを教えてます。Quindi io giovane consiglierei, quando vuol passare professionista, non passare in una grande squadra, ma trovare una squadra normale, una squadra pulita, una squadra giovane, come quelle che stiamo facendo noi in Italia quest'anno, la Colnago CSF, sono tutti corridori, se la media sono 23 anni, sono tutti giovani che lasciamo libertà, e la nostra squadra, su 16 corridori, quando corro sono sempre 9, hanno vinto 18 corse, e hanno vinto un po' tutti hanno vinto, perché c'è la libertà di fare. Ma se tu un giovane lo metti in una grossa squadra, questo non può
e c'è un campione, il giovane deve lavorare per il campione, non la sua strada non la troverà mai. プロに行くときに進めているのは、まずは最初に小さいチームで走りなさいと、それがまさに今私が持っている、コルナーゴ GSF っていうあのチームでして、16人の選手、その平均年齢が23歳、平均年齢が、だけどもいろんなところで、そしてほとんどの選手が勝つことができてます。もしその若い選手が大きなチームに行ったならば、必ずそこにはチャンピオンがいて、まずはそのチャンピオンたちのために、いわゆるアシストの仕事ですよね、そういったことをしなくちゃいけないんで、ですからできればそういった今自分が持っている小さいチームで走った方がいいよと、そういうアドバイスはしています。